cominciamo ad avere dei dati, cioè noi siamo partiti nel nostro piccolo comprensorio bolognese-ferrarese dell'Emilia-Romagna. Beh, pensate che non è che siamo in ritardo, adesso molti di voi sono spaventati dall'essere in ritardo, ma no, stiamo andando velocissimi, cioè la pubblicazione sulle riviste di neurologia, in cui noi associando l'angiografia al Doppler abbiamo trovato nei nostri pazienti il 100% pazienti con la sclerosi multipla di insufficienza venosa, ma non vi dovete sorprendere, perché nel computer dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara, nel sistema che noi abbiamo computerizzato, se uno va dal dottor Galeotti trova uno dopo l'altro nel 100% delle persone, sono documenti pubblici, il nostro è un ospedale pubblico, un ospedale universitario. Ma dice, ma chissà, si dice la verità, ma cosa stiamo dicendo? Ma venite, lui apre e uno dietro l'altro, tan 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 tan, non c'è niente da fare, c'è l'insufficienza venosa cronica cerebrospinale. Dobbiamo capire che c'è, non ci sono dati nascosti, è tutto pubblico. Negli Stati Uniti un gruppo molto importante, perché è il gruppo della New York State University in Buffalo, perché dico che è molto importante per la sclerosi multipla? Perché 20 anni fa Jacobs, che era il neurologo che lavorava lì, ha sviluppato la prima cura per la sclerosi multipla, che era l'interferone. Ma guardate che prima non c'era niente, non c'era nulla. Quindi ha avuto il grandissimo merito di sviluppare un qualche cosa che interferiva con l'aspetto che era stato evidenziato di più dalla scienza, che è un aspetto che esiste, l'aspetto immunitario, non è che non esista, che non è che non vada trattato. Adesso ne abbiamo scoperto un altro, bene, una malattia multifattoriale, più ne troviamo e su cui possiamo agire meglio sarà. Ora, in questo istituto quindi c'erano gli allievi di Jacobs, che io ho trovato una cosa molto premiante, che perché proprio nell'istituto che ha proposto e sperimentato l'interferone ci fosse la curiosità di vedere che oltre all'aspetto da immunomodulare ce ne fosse anche uno vascolare, perché questa idea che ci fosse anche un aspetto vascolare sconosciuto, i neurologi l'hanno sempre avuta. Quindi io credo che siano pronti a capire questo. E loro hanno fatto un primo studio epidemiologico molto ben fatto, dove hanno trovato dal 56 al 62%, perché avevano un borderline, nella loro, hanno cercato di fare del loro meglio, ma solo col Doppler, non anche con l'angiografia. Hanno trovato nel 62% dei loro pazienti questo. Questo 62% però è una popolazione molto diversa da quella che avevamo visto con Salvi e Galeotti, perché loro includono casi pediatrici che io non avevo, casi CIS, cioè il primo episodio sospetto di sclerosi multipla che io non avevo nella mia, ma se noi andiamo a vedere nella loro popolazione mista RR, relapsing remitting secondariamente progressiva, che era praticamente il nocciolo della nostra, loro hanno più dell'80% col Doppler. Trovano dei dati diversi in quello che è, diciamo, il controllo sani, perché nei controlli sani loro un controllo sano su 5 trovano la malattia. Ma attenzione, i nostri controlli sani chi erano? Erano studenti, personale dell'ospedale, chiunque passava lì davanti veniva acchiappato, immediatamente sottoposto all'esame da Erika e da me, e non abbiamo trovato questi segnali. Ma nella popolazione del gruppo di Buffalo, molta della popolazione sono parenti che accompagnavano quello con la sclerosi multipla, un figlio o un fratello, dove venivano trovate delle anomalie. Quindi una popolazione di controllo abbastanza diversa dalla nostra, ma comunque al di là di questo, che può spiegare anche delle differenze percentuali, questo studio è estremamente importante, perché ci dice che c'è una enorme parte
parte, fetta di popolazione in cui non si sapeva che la loro sclerosi multipla si associava a delle vene che funzionavano male. Quindi una cosa importante. Ma la cosa più importante è che questi studi si stanno allargando a macchia d'olio nel pianeta. Allora, il fatto che in Medio Oriente, quindi in una latitudine diversa, su una popolazione diversa come etnia e quindi come background genetico, come possono essere degli arabi, hanno pubblicato il mese scorso 84% delle loro sclerosi multiple aveva l'insufficienza venosa cronica cerebrospinale, questo è già sulla PubMed questo lavoro, 0% nei controlli. Centro Est Europa ci dà 90% di prevalenza di una popolazione che comprende svizzeri, tedeschi, polacchi e slovacchi, cioè in questo gruppo etnico, con queste esposizioni ambientali, quell'altro, tutto quello che possiamo metterci dentro che non conosciamo, comunque il 90% di queste persone avevano l'insufficienza venosa cronica cerebrospinale. Molti neurologi, quando noi siamo usciti con i lavori, hanno tentato una scorciatoia tecnologica, che è quella di usare l'MRV. L'MRV non è altro che la flebografia con la risonanza magnetica. Ha il vantaggio che non è invasiva, quindi questo è un vantaggio, però non ti fa vedere queste cose, o addirittura ti fa vedere se non ci sono. Questo caso che vi faccio mostro, probabilmente il pannello C è più facile per voi, ho messo una freccia, voi vedete che si vede una stenosi, ma non c'è. E vedete sotto la giugulare è bella piena di flusso. Questo paziente sottoposto anche alla flebografia selettiva non aveva niente. Questo cosa vuol dire? Che l'accuratezza diagnostica della risonanza magnetica è molto scadente sia nei falsi positivi come questo è un falso positivo, lì non c'è la stenosi, quindi è molto pericoloso, perché se tu dopo puoi andare a fare l'angioplastica e quando il dottor Galeotti che per lui va dentro non trova più niente, quindi è un esame non raccomandabile. Non prendete quest'altra strada. Io ho l'email intasata di gente che pensa che io tutto il giorno sono lì come uno sportello ad ascoltare tutte le loro cose, mi mandate delle migliaia di MRV negative, cosa vi posso dire? Non è un esame adeguato, noi non abbiamo mai detto che debba essere fatto e questa è la prova. Fortunatamente c'è già questo studio di Oinaki che dimostra che rispetto al gold standard, cioè alla risonanza magnetica, scusate, all'angiografia con catetere, la risonanza magnetica, la penografia, non serve a nulla. Quindi dimentichiamo, gli esami sono con il Doppler fatto con un certo tipo di protocollo e l'angiografia selettiva.